piano mi si vede. Mia mamma potrebbe rimanerci male. Volete stare vicino in camera in primo piano? No, vogliamo stare lontani dalla camera. Cioè, tutti compressi qui davanti? E soprattutto pensiamo che questa tua prigionia ci sta diventando un costo. Perché ogni volta che veniamo, non abbiamo mai mangiato. Perché avete pagato voi questa volta il presente? Certo, anche l'altra volta. L'altra volta. L'altra volta Tiziano, l'altra volta io, quindi... Cioè, sì, ti si tagliati i capelli, hai visto? Non sono ancora più guardia dell'altra volta. Ogni volta che veniamo tu puoi misurare cosa succede nel mondo di fuori in base ai nostri piccoli cambiamenti. Scusate, io sono molto impegnato, stavo cercando di disperatamente di farmi fare una foto. Da chi? Dalla webcam, da qualcuno. Senti, trattaci con particolare riguardo, come tratti altri ospiti, ma non è che perché noi siamo gli ospiti ogni 10 giorni tu ci devi trattare. No, c'è scusate il disordine. Allora. Poi la cosa è che non ti. Rimbomba quando si parla qui. Siamo la tua Barbara Balzerani. Esatto. Tu sei la nostra Marina Abramovic, esatto, l'altra volta. Quindi ogni 10 giorni vi devo vedere. Come sì, non ti sono ancora chiesto perché siamo sempre qui insieme. Quindi se fosse una consuetudine sarei anche qua. Però questo lo lasceremo per ora come mistero, lo sveleremo magari nelle puntate successive. Scusate, un po' più disordinato dell'altra volta. È infatti sempre peggio qua la faccenda. No, devo riprendere delle cose via, da portare via. Delle cose da mangiare, per esempio. Ah. Cioè, le ciotole. Però mangi in continuazione, cioè a livello di, insomma, di salute, di tieni. Sono abbastanza dimagrito, dai. No, non è vero. No, sei uguale. No, diviso. Boh, no, vabbè. No. Tu, comunque, non mi chiedo, come mai siete sempre in due? Adesso non te lo possiamo adesso dire. Adesso non te lo possiamo dire, lo riveleremo prima della fine di tutto. Siete talmente presenti che dovreste fare i partner del progetto. No, so pure che dovreste investire dei soldi. Qualche modo siamo già dei partner. C'è una persona che mi ha telefonato l'altro giorno dicendo che ti ho visto nello streaming di Timpano. Quindi insomma, ci abbiamo anche noi il nostro pubblico. Chi era? No, te lo dico chi era. Però insomma, ci sono persone che attendono il nostro arrivo, secondo me ormai. Sì. E Vira soprattutto, invece mi ha detto che sembravo una specie di guardia funeraria. quindi ho deciso di mantenere questa. Poi ho visto che ci sono persone a cui tu fai delle domande su domande serie con noi che ci sono cazzate. Perché voi non avete preso l'appuntamento per quello. Questo è vero. Noi siamo fuori dall'appuntamento. Ah, siamo andati. Comunque facciamo parte del progetto. Comunque il problema è questo, io avevo 3 anni e lui non era neanche nato, quindi è inutile farle quelle domande, pensavo. No, non è vero. Io per esempio ho chiesto, spero che verranno, ai ragazzi del cinema America, occupato. A me piacerebbe una bambina proprio, scusate un bambino. No, detta così sono veramente male. No. C'è un ragazzo di un 3enne, un 4enne che proprio che corre per la stanza e non mi ascolta, mi divertirei. No, però volevo dire, se lui chiede, ora non sono troppo aggiornato sul caso, ma se lui chiede ricordi personali sul sequestro Moro, io non ne ho di ricordi personali. No, però da quello che ho capito, che era una cosa interessante del progetto Amnesia, o Amnesia. Amnesia, okay. Come la compagnia. Esatto. Ma non vivace, però. Non vivace. No, è che anche persone e quindi generazioni che non hanno toccato dal vivo quello che è stato il caso Moro, che cosa ne ha prodotto il riflesso? Ah, ecco. In generale anche, oppure in generale anni 70, i cosiddetti anni di piombo, uno che cazzo sa. Ah, su questo possiamo dire delle cose. Cioè, cosa gli viene in mente? Diciamo, la cosa più bella è che su queste cose specifiche, di fare la parte dell'ignorante non è che tutti hanno voglia. No, ma noi faremo una gran bella figura. Luca molto più di me. Faremo una gran bella figura, credo. Più Luca. Tu non ci fai proprio domande. Che giorno è caduto il governo Andreotti? No, figurami, infatti così molto generico. No, diciamo che un po' la speranza sarebbe. Sto più vicino, sì. Diciamo, la premessa un po' pregiudiziale è che naturalmente io spero sempre che qualcuno mi dica no, io mi ricordo, per me gli anni 70 sono Thomas Milliam, cioè che quello che penso io, poi che sia per la gente che c'è adesso, perché ci sono fratture tra così, oppure sì, tipo per me Aldo Moro chi è? Quello del figlio di Bellocchio. Cioè, capito? Immagino che mi dicano queste cose. Tra l'altro. Però molti se le pensano si vergognano a dirle. Mi dicono di invitare uno degli attori. Io non le penso, sono super politicizzato, quindi io ti direi tutte delle bande noiose sugli anni 70, su Mario Capanna, queste cose qua ti parlerei io.
quindi formidabili anni. Esatto, quindi sarei una vera palla su questo. Dimmi. No, dicevo, ho tentato di invitare uno degli attori che hanno partecipato al film su Moro di Bellocchio, che era in sala a vedere lo spettacolo di Bellocchio che c'è stato in Fascella una settimana fa, che era uno degli assassini, faceva insomma, di quelli che sparavano in via Fani praticamente. È rimasto molto colpito, quindi il partneraggio esiste anche in questa forma. Così come ho invitato i ragazzi del Cinema America a venire a fare uno degli interventi pomeridiani per capire una generazione X che a distanza invece di anni sta comunque entrando in un percorso di riflessione politica molto attiva sulla città, che tipo di riflesso, che tipo di sguardo. Ma però Tiziano, che si sbrighino, perché qui fra poco lo liberano questo. Però se per me si sbrighino. Quanti giorni siamo? È a Pasqua, che faccio a Pasqua? A Pasqua siamo impegnati. Anzi, io faccio un appello per gli spettatori, perché se vengono la sera portate a Pasqua un abbacchio, non male. Giusto? No, proprio che vengo. Cioè, io a Pasqua non ci andrei mai a teatro, ma non è un motivo per non andare a vedere. È uno dei giorni più noiosi dell'anno, quindi secondo me invece sarebbe un ottimo motivo per venirci. Sì, questo è vero. Ma... di trovare un agnello con la pasta di mandorle pugliese da mangiare. Mi hanno detto dove si trova. Io ne ho visto un altro giorno. Devo convincere qualcuno a mandarci. L'ho visto uno l'altro giorno. Dove? Aspetta. A me tra le gallerie Zedra ci sono. Ah no, a Milano. A Milano l'ho visto. Sì, un po' scomodo. Io invece ti volevo chiedere, rispetto alle domande che ti avevo fatto l'altra volta, cioè già sulla continuità, ecco, di 14 giorni, fisicamente, mentalmente, il tuo rapporto con la cella, con le persone, anche rispetto all'infarto iniziale, come si sta sviluppando? Cioè, stai creando un'abitudine che in qualche modo comunque ti soddisfa? Visto che dal punto di vista fisico e mentale? Beh, sono molto incostante. No, allora la stanza la sento più mia in disordine pure, insomma. Non... Che tua, cioè, nel senso, ho capito come è fatta, ovviamente. Ecco, anche di cos'è Neovis Plus? Non ho capito se serve, sarebbero miscuglie di vitamine. Così, perché qualche giorno che ho visto che è la bontà dei carcerieri. Sì, per chi pensa che mi faccia male, in realtà avevo problemi di fegato l'altro giorno, secondo me non sto mangiando male. Cioè, non sto mangiando così grasse, eccetera, quindi probabilmente sto prendendo troppe di queste cose. Ah, ma perché la prendi, quindi? Sì, intanto la prendo, perché c'ho sempre comunque sono sempre un po' reattore, cioè che a un certo punto comincia a avere il panico di dover andare in scena. Ok, ok. E anche questa cosa, cioè di andare comunque in scena ogni sera, cioè una cosa che ti sta stancando, che come arrivi poi alla replica serale? Guarda, è assurdo, perché tipo, ieri ero distrutto, ho avuto l'ora prima di andare in scena di stanchezza, di panico, non riuscivo a dire una parola, come ogni tanto mi capita anche... Ma proprio che stavo proprio con l'autofobia, e poi lo spettacolo tranquillissimo, invece il giorno prima tranquillo fino all'ultimo momento, sono entrato e mi sentivo male di in scena, cioè non mi tenevo in piedi, cioè mi sentivo svenire. Cioè, quindi non riesco a capire proprio come funziona da questo punto di vista. Oppure i primi 4 giorni, tipo della settimana scorsa, sono stati molto pesanti, e la seconda parte della settimana tranquillissima. Cioè sia lo spettacolo la sera sia stare qui. Non avevo fatto cose particolarmente diverse. Ma fisicamente ti fa ancora male la schiena o no? No, dipende dai giorni. Ieri sì, per esempio. Infatti mi stupisco, poi lo spettacolo era tranquillo. Io ho una domanda, sono stupida. Sì. Ma tu non ti lavi mai? Sì, tutto qui. Ah, su questo, ok. Però la doccia no. La doccia è un giusto cercato che non fa, da. Cioè, da lì? Nello streaming non si sente, ma l'odore non è normale. No, capiremo d'emergenza, capiamo d'emergenza, se voglio dire, comunque nei passaggi tra, non so se si può dire, ma nei passaggi tra cella e spettacolo comunque ci sono dei bagni. Ma la latina per avere una cosa un po' più accurata. Ma perché l'odore appunto che sulle è assolutamente si è mischiato civile. No, è proprio normale. Cioè, anche la barba sembra un uomo normale che non sta chiuso. C'è anche l'odore di Nivea. Vabbè, di menta, insomma, quello che c'è. Sì, mentolo. Quello che c'è nella... Ho capito. Una cosa. Senti, invece ho letto quello che è stato un po' il tuo primo comunicato, il tuo primo sunto sulla settimana, questa lettera che hai mandato, diciamo, di integrazione, quella che era quella di Catherine. Sì, perché quella di Catherine era più corta e raccontavo semplicemente quello che era successo durante la settimana. Certo. E basta. No, infatti era bello sentire proprio le sensazioni. Ma che puzza la spista, caffè. Ma qua hai detto nessuna puzza, nessuna... no, ma il caffè mi fa schifo. È una reazione così. Deve sempre mi asciugamano, se riesce a non ma che ci abbiamo? La preservazione dei batteri tuoi? Cioè, più o meno. Anzi, no, vabbè, non lo sposteresti questo.
No, la cosa che mi... Tanto è quello di sopra, non è quello. Mi colpiva... Mi formalizzerei comunque. Lo dico, ecco, perché poi è una cosa in cui anche fuori ci si sta interrogando. Dove sta il GPO? Ah, non c'è. Non c'è? Non si è portato. No, si è portato o no? Vabbè, ne prendete e prendere un altro, spero. Ecco, ne prendi in continuazione. Prendilo a mano, ti fa. Non serve delle bustine quando... Ah, quello, scusa, quello c'è però. È vuota, l'ha già usata. Vabbè, va bene se ce l'hai amaro. Come Dario Gioli. Un grande assente presente di questa impresa. In che senso? Che non viene? Non viene a trovare? No. No, però è il co-disegnatore Luci, diciamo. Quindi. Facciamo una... Quindi. Richiama Dario Gioli. Ma no, perché lui sta lavorando a Tordinona, no? Devo portare il pubblico a Tordinona. Figuriamoci se... Può venire da te. Se può venire da me o può... Con una grande amicizia può addirittura indirizzare le persone qui. Allora. No, infatti su questo tema dell'indirizzamento del pubblico, che poi appunto è un tema presente, e tu hai scritto una nota rispetto al teatro molto amara, come trovi? Considerazione. Trovi. No, trovo realistica, non trovo erosia. È definito un cadavere di cui noi siamo i vermi che lo abitiamo e lo animiamo. Mm-hmm. Anche se non riusciamo a farlo muovere sostanzialmente. Non tantissimo, tantissimo, delle piccole scossette rigor mortis, diciamo. E questo mi dispiace perché sicuramente questo evento è uscito fuori e sta avendo un impatto molto interessante a livello mediatico, sui giornali, in risposta anche alle persone che ti seguono. Sì, l'ho scritto anche nella cosa. Sì, assolutamente. Mentre c'è sicuramente una difficoltà su quello che è il rapporto pubblico poi sera per sera, che invece è una scommessa secondo me altrettanto fondamentale. Sì, ma quello è legato allo spettacolo pure, cioè nel senso non si capisce bene che cosa è tutto... Cioè, come questo piccolo impatto mediatico che dici, o come questa curiosità, questa buona fama, anche solo, lo dicevamo ieri, ce lo siamo scritti con Fabio, direttore del teatro, no? Fabio Morgan, è tipo, quanto i contatti sul sito poi diventino eventualmente pubblico. Spettatori, esatto. Pubblico in sala. Sì, è una cosa su cui c'è. Al di là della gente che gli fa piacere sentire che sento i Fuzzy Duck, e sentirseli con me, si viene acceso il computer e si sente le canzoni che ascolto, che mi fa piacere. Però ti dico che quello è il paradosso, attira ed è più, sembra più performativo, più presente quella zona lì. Sì, questa, cioè dove siamo ora. Esattamente. Per questo non ci veniamo a questo, veniamo a quello dello spettacolo. Che non invece va a rivedere lo spettacolo. Che invece può suscitare anche lì sensazioni positive o negative, ma è un fatto. È un evento. Comunque è un'opera, tra virgolette, a differenza di questa situazione, è un'azione un po' larga, simbolica in sé, dove succedono delle cose. E tu in questo però ne fai appello alle persone che ti seguono online. Mi stai dicendo di farlo di più? No, 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 no,